Non è possibile. C'è un'altra partita inguardabile. Infatti mi sono messo la sciarpa per non lo guardare. Nel momento in cui poi ho visto che è entrato Bruno, è entrato Bruno oggi al Pescara, cioè io che pensavo che quello l'avevano preso per fare il soprammobile. Cioè tu vedi, questo è Bruno, lo prendi, lo metti qua, ecco, c'è Bruno, lo metti là. E invece no, tu Bruno lo prendi, l'hai fatto anche entrare. Cioè oggi ho dovuto rimpiangere pure il fatto che non ha giocato Machin. Cioè io non lo so, cioè, se è una cosa normale, cioè se guarda, ditemi che sto sognando, che è un incubo. Cioè non ci si può credere. Fatto sta che oggi, se la partita con la Cremonese della settimana scorsa era una partita incommentabile, cioè oggi non so come definirla questa partita. Una partita dove non abbiamo fatto un tiro in porta, dove, come direi io, cioè il Pescara si è fermato al palo. Cioè abbiamo avuto il culo di fare due punti in queste due partite nel giorno di ritorno con il Livorno e con la Cremonese, dove abbiamo subito tre pali da parte degli avversari. Oggi hanno preso due pali. Diamanti, che te lo dico, ha preso la palla di interno sinistro sul secondo palo, ha beccato un palo che sta ancora tremando. Noi non abbiamo fatto un tiro in porta, cioè l'unico tiro degno di nota, ma se vogliamo proprio dirlo degno di nota, qual è? Quello di Canutè del primo tempo e poi il nulla. Cioè veramente una partita aberrante, i brividi mi è venuto a vedere. Cioè poi, ripeto, nel momento in cui ho visto che è entrato Bruno, mi pare al posto di Antonucci, non mi vorrei sbagliare, è entrato Bruno, non mi ricordo al posto di chi. Comunque, una volta che ho visto Bruno in campo con la maglia numero 20, che poi guarda, è riuscito in, non lo so, 10 minuti, gli ultimi 10 minuti del gioco, Bruno è riuscito a farsi ammonire, fare due falli, dopo 4 minuti che era in campo già stava piegato, non ce la faceva a correre. Cioè io dico una cosa, se questo è il Pescara, raga, lasciamo perdere i sogni promozione, i sogni playoff, l'altra classifica. Meno male che abbiamo fatto già i punti il girone di andata per la salvezza, abbiamo fatto altri due punti per la salvezza, meno male, perché qua secondo me, se il nostro presidentissimo non corre sul mercato, ma seriamente non prendiamo veramente un attaccante, un esterno, e non rinforziamo questa squadra, il giorno di ritorno saranno cazzi amari, perché tutte le squadre si sono rinforzate, tutte le squadre di bassa classifica si sono rinforzate, e il giorno di ritorno noi siamo abituati a fare proprio schifo, lo sappiamo, certo, come va. Non vorrei che alla fine dobbiamo pregare veramente di non ritrovarci invischiati in una zona di classifica che oggi non immaginiamo neanche. Il Venezia ha vinto 2-1 con il Padova. Anche il Venezia, come vedete, continua a correre lì dietro, il Padova invece continua ad arrancare. La classifica, raga, adesso ci vede terzi a pari punti con il Lecce, quindi continuiamo la marcia di avvicinamento al Palermo. Adesso siamo a 3 punti dal Palermo, che ne ha 37, è primo. Palermo che potrebbe essere scavalcato dal Brescia, però, che di punti ne ha 35, il Brescia che fra poco giocherà con lo Spezia. Il Verona a 30 punti, quindi abbiamo un certo margine di distanza dall'ottava in classifica, sono 5 punti che attualmente è il Perugia. Però sia il Verona che il Benevento hanno una partita in meno, quindi occhio che ci possono riprendere e la classifica si può accorciare ancora di più nella zona calda. Certo è che questo, continuo a ripeterlo sempre, è un campionato livellato, che potrebbe essere slivellato per colpa del nostro presidente, che ti fa gli acquisti. Bruno, madonna mia, che cosa ho dovuto vedere oggi, Bruno. Cioè
tu dici lo prendi, va bene, l'hai ripreso, si è messo lì. Invece no, perché Bruno oggi l'ha fatto anche giocare a Pillon. Cioè, mi meraviglio di Pillon che ha fatto entrare Bruno. Fortunatamente oggi almeno ci abbiamo provato. È entrato Monachello, l'abbiamo rivisto in campo. Non lo so se questo è un segnale che forse non se ne andrà e rimane. Perché se no non si capisce la settimana scorsa perché non è stato fatto entrare in campo contro la Cremonese quando non riuscivamo a sbloccare la partita. Oggi, guarda caso, è entrato Monachello. Ma non abbiamo fatto veramente 0-0. Una partita giocata male, tanti passaggi sbagliati. Passaggi lunghi per Mancuso che non riusciva a prendere mai palla. Mancuso veramente oggi messo sotto dal difensore del Livorno. Livorno che ha fatto la sua onesta partita, devo dire. Si vede che è una squadra che ha dei limiti, eh? Non è una squadra stratosferica. Però cioè, oggi rispetto a noi Livorno sembrava il Barcellona. Cioè, non ho capito perché, con che spirito siamo entrati in campo. Cioè, non ho capito il perché i nostri esterni. Vabbè, Andonucci peggio che andare di notte. Cioè, non so se ci sta la maledizione della fascia sinistra là. Cioè, fra Capone e Andonucci se la giocano tutte e due, eh? A chi sta più spumbato e chi dorme di più là sulla fascia. Marras, poverino. Cioè, dal primo tempo non è che lui fa l'esterno alto, lui fa l'esterno basso insieme a Balzano. Cioè, Marras come fa a fare 40 metri indietro a rincorrere gli avversari e poi deve ripartire e rifare 70 metri di campo? Cioè, è normale che poi si spompa e quando arriva anche sotto porta è impreciso. Io non riesco a capirlo. Mancuso di davanti è una pallina pazza. Corre, corre, rincorre, si becca i fali, le botte, non può sempre stare da solo. A centrocampo, se poi ci mettiamo un Melegoni che oggi non ha azzeccato un passaggio, zero. Se ci mettiamo Memushai che corre come un trottolino amoroso, du, du, da, 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 in mezzo al campo, e poi pure lui ogni volta si sbaglia il passaggio, oppure quando c'è da intervenire per spazzare il pallone prova la giocata bassa, per poco non ci prendiamo il gol il primo tempo su un suo intervento dove non ha spazzato il pallone, ha ripreso la palla il Livorno con un cross in mezzo, ci abbiamo preso, per poco non andavamo in svantaggio per colpi di Muschai. Canute oggi non so che dire, raga, Brugman è un'altra cosa, parliamoci chiaro. Mo Canute non avrà le stesse caratteristiche, sarà un altro giocatore, quello che volete. Però Brugman è Brugman. Cioè, voi mi dite, sì, ma vabbè, Brugman però sbaglia una frega di passaggi. Vabbè, tutti quanti sbagliano i passaggi, però Brugman ti porta pure la partita. Una punizione, un tiro, cioè più geometria. Brugman è un'altra cosa e si è visto oggi a centrocampo e ci mancava Brugman. Non lo so, oggi abbiamo giocato più di legna noi e non di fino. A volte ci lamentiamo troppo che siamo troppo spocchiosi, troppo facciamo troppi giochetti, passaggetti, però pure oggi se non centrocampo riesce a fare quattro passaggi consecutivi, come fai ad andare avanti? Io non so da cosa dipende queste due partite dove veramente siamo stati inconcludenti. La cosa che mi preoccupa di più è che non riusciamo più a creare azioni che ti permettono di impensierire l'avversario. Cioè, sia il portiere della Cremonese che quello di oggi del Livorno, veramente inoperosi. Cioè, non li abbiamo impensieriti per niente. È come se si stavano fumando una sigaretta per 90 minuti. E questo è emblematico per una squadra come il Pescara che è terza in classifica e sta lottando per la Serie A. Non riusciamo più a esprimere il nostro gioco. Non so da cosa dipende se siamo oggi ancora imballati, ripeto, i carichi di lavoro, poi se siamo imballati, se sono gli avversari che ci hanno studiato bene e quindi adesso non riusciamo più a fare ciò che ci riusciva a inizio campionato, a metà campionato, oppure se a questa squadra comincia a mancare qualcosina e dovrebbe prendersi il presidente la responsabilità di andare a comprare quei giocatori che il mister gli ha richiesto in modo che continuiamo una strada, un discorso intrapreso da inizio campionato e si conclude. Altrimenti, ditemi voi che senso ha il campionato del Pescara dove siamo arrivati alla seconda di ritorno, mancano 17 partite o 16. 16. Scusate, ci mancano 16 partite alla fine del campionato. Siamo
siamo terzi in classifica con 34 punti. Fra 4-5 partite in pratica siamo salvi, matematicamente, si può dire. Che senso ha il campionato se, cioè, vogliamo buttare questo campionato? Cioè, io lo trovo assurdo, cioè sarebbe proprio da tagliarsi le palle. Parliamoci chiaro, perché altrimenti è inutile girarci intorno. Cioè, non si può buttare un campionato dove si è terzi in classifica alla seconda del girone di ritorno con un campionato a 19 dove ti vede protagonista e dove la tua squadra ha sicuramente delle qualità. La nostra forza sappiamo qual è: il centrocampo e le ripartenze veloci, però deve essere questa squadra deve essere accompagnata da una preparazione fisica e da uno stato fisico non indifferente. Adesso evidentemente paghiamo dei carichi di lavoro, siamo imballati, sempre addormentati, e queste sono le partite. Speriamo che la settimana prossima, che dovremmo incontrare il Brescia in casa, c'è il big match, ci diamo un po' una svegliata e cerchiamo di risollevarci, perché se anche la settimana prossima non dovessimo fare risultato o dovessimo pareggiare con il Brescia, allora potremmo incominciare a parlare di una piccola crisi. Vabbè raga, chiudiamola qui. Questo è il mio commento su Livorno-Pescara, un commento che non è un commento, è più una considerazione, perché la partita è incommentabile. Io vi saluto, mi raccomando, pollice in su del video, vi piace, commentate qui sotto nei commenti, condividete il video il più possibile, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante, iscriviti, attivi la campanella così ti arrivano le notifiche. Ci vediamo alla prossima, sempre Forza Pescara e buona Serie B a tutti, ciao!